Ciao ragazze e ciao ragazzi, allora video dimostrazione, vi mostro come fare questi boccoli molto morbidi e molto naturali senza utilizzare né ferro né piastra. Ho utilizzato questi, sono dei bigodini lunghi in gomma con un'anima di ferro all'interno, quindi sono molto flessibili. Questa è una video richiesta, mi è stato fatto da una mia iscritta, si chiama 83 Rosy con doppia Y, alla quale mando un bacio forte 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 e grazie per sostenermi sempre. Adoro ricevere i tuoi messaggi sotto ogni video, è la cosa più bellissima, non ti può dire, che veramente mi rallegra la giornata. Grazie, grazie, grazie. Allora, vi lascio al video. Ho fatto diversi passaggi da sporchi, lavati, fonati, imbigoninati e poi la fase di risistemazione, quindi tolta dei bigodini, eccetera. Quindi se vi interessa, seguite il video. Ok, ora vado a fare lo shampoo e scusate il disastro dei capelli, e ho deciso di farlo con questi campioncini della linea di G-Cube che si chiama Rolling Coarsel, non lo so pronunciare, comunque sono shampoo e balsamo enfatizzante ricci. Sinceramente funzionano benissimo anche con shampoo e balsami normali, visto che li uso soltanto perché avevo il campioncino a casa e quindi ho deciso di utilizzarlo, ma uno shampoo qualsiasi va più che bene. Ok, ora vado a fare lo shampoo. Ok, shampoo finito, li ho solo tamponati un po' con un asciugamano, ora li vado ad asciugare e sopra non metto niente, né spuma o cosa del genere, li asciugo benissimo benissimo. Ok, ho asciugato i capelli, sembro una pazza uscita dal manicomio, questo è il mio capello naturale asciugato di tutta fretta, come vi dico ha sempre un aspetto un po' così poco ordinato, specialmente la parte di sopra. Fortunatamente con questo shampoo e balsamo riesco ad avere un po' di volume, che a me non dispiace. Ok, io ho solo una confezione di questi bigodini, sono 6, ne metterò due sotto, tre al centro e uno sopra. Prima di tutto pettine e vado a pettinare un po' i capelli per togliere gli eventuali nodi. Ahia, mi sono anche forse strappato un capello. Tutto a posto. Guardo sotto perché ho uno specchio. Se no, senza lentine, l'anteprima della videocamera vedo una macchia nera che si muove. Cioè, la mia maglia è uno spazio bianco. Ok, vado a tirare su i capelli con un pinzettone. Io prendo come prima porzione di capelli quelli che sono al di sotto dall'orecchio a scendere giù, quindi li tiro su questi qua e li sistemo sopra con il pinzettone. I capelli mi giro, i capelli dietro li divido, ok, perché vado a usare due bigodini. Questa ex frangetta inizia a rompere le scatole. Ok, prendo il bigodino, lo passo indietro. Lo tengo vicino vicino all'attaccatura dei capelli. La prima parte la piego e i capelli li vado a rotolare, è indifferente se è in senso orario o antiorario, vicino al bigodino. Il senso lo potete decidere voi se volete, per esempio le ciocche davanti, io non lo posso fare perché ne userò uno solo. Se le voglio che vanno verso l'interno o verso l'esterno. Comunque, arrivati alla fine, dove sono le punte dei capelli, li vado a stringere e a chiudere. Ecco qua. Ora facciamo anche l'altro. Sistemo il bigodino. Oh, non so dire la parola bigodino. Bigodino. Sistemo il bigodino. Inizio ad arrotolarlo. Arrotolare i capelli intorno in questo modo. I capelli devono essere appena fonati perché il calore lasciato dal fono aiuta la presa del boccolo. Ok,
Ora sciolgo e prendo la porzione di capelli centrale, lascio praticamente, oddio, non vedo bene, forse un altro po', la parte alta proprio, sopra le tempie. Questi li chiudo un'altra volta e li fermo sempre col mio pinzettone, ma sono carina. E i capelli, questi qua, li divido in tre, che poi sarebbero la parte laterale. Uno, due e l'ultima ciocca qua. Inizio con questa laterale. Bigodino dietro, chiudo e in questo caso decido di far passare i capelli all'esterno, così ho il boccolo che va verso l'esterno. Continuo ad arrotolare. Piego e fermo. Perfetto. Ok, ora quest'altra ciocca. Prendo il bigodino. Oh, l'ho detto bene. Fermo la prima parte e arrotolo verso l'esterno i capelli. Stringo abbastanza vicino al, come si chiama, al bigodino. Fermo con la parte di sotto. Come sono carina. Ora facciamo l'ultima parte dietro. Prendo il mio bigodino. Blocco e arrotolo i capelli intorno. Fermo il tutto. Ok, ora faccio l'ultima parte. Arrotolo. Ok, allora sono le 16 e 18, probabilmente le toglierò intorno alle 10, quindi più o meno un 4 ore. Ok, è sera, sto per uscire, sono le 10 e 16, sono passate più o meno 4 ore e questo è quello che mi ritrovo. Questa parte, vabbè, è un pochettino. Però i bigodini sono ancora qua. Ora li vado a sciogliere. Iniziamo con il primo. Abbasso la parte di sotto, poi la parte di sopra e li lascio scivolare. Ecco uno. Tolgo anche il secondo, parte di sotto. Ai capelli, parte di sopra e lascio scivolare.
e sono due. Ora apro il primo della seconda fila, parte di sopra, parte di sotto e lascio scivolare, parte di sopra, parte di sotto. Non ho neanche preso lo specchio, mi devo guardare all'interno della videocamera. Fortunatamente ora ho le lentine. Ora sciolgo il terzo dietro. Parte di sopra, parte di sotto e lascio scivolare. E ora la parte sopra. Apro, apro e l'ho tolto. Ok, questo è il risultato appena sciolti. Ora vado a testa in giù, li muovo abbastanza. Mi sto allontanando così non do un'incapata. Sulla scrivania questo sono scritto, una bella incapata, mi uccido. Ora vado a testa in giù, come dicevo, li muovo bene con le mani e li apro. Allora. Anche di lato, perché a me non piacciono molto definiti, quindi li apro abbastanza. Anche l'altro lato. Ah, i capelli. Ok. Oddio, mi serve lo specchio. Ok, questo è il risultato finale. Sono, hanno volume, ho i miei boccoli. Ora comunque sono abbastanza pieni. Piano piano ovviamente se ne scenderanno, tipo domani saranno molto, sì, pieni di boccoli, però molto più naturali. A me sinceramente piacciono sempre il giorno dopo o comunque a qualche ora di distanza da quando li ho sciolti. Ok, ora vado a mettere, per tenerli un po', delle semplice gel per capelli. Questa è una marca che uno che comprò mia sorella senza alcol diversi anni fa, che fa la ballerina, è rimasta un pochino e le serviva per tirare bene i capelli all'indietro. Ne prendo una piccola quantità, mi togliere la fedina, sono la macchio, e lo distribuisco nei capelli, inizio sempre a testa in giù. Continuo nel frattempo ad aprire i miei boccoli. Au, qualche nodino. Ok. Ok, sistema un po' la ciocca qua avanti. E i capelli ora piano piano prenderanno la forma che desiderano. E è carino come effetto. Ora mi giro per farvi vedere anche dietro. Ok, l'effetto a me piace molto, poi se ne scendono un pochino come stavo dicendo e diventano molto più naturali. Sinceramente ci metto di meno a usare questi bigodini invece di il ferro per capelli. Sinceramente il ferro per capelli, per poter riuscire ad avere questo risultato, lo devo tenere abbastanza sul capello, rischiando ovviamente di rovinarlo. Invece con questo io li asciugo con il fono, tengo su dalle 4, 5, 6 ore, poi dipende anche dal vostro capello, e
e dopo questo bel risultato. Cosa dirvi più? Mi sto mettendo a posto. Nulla. Di questi qua ne ho trovati a tutto 50 centesimi. Sono della... aspettate. Sono della seta blu e costano un euro. Esistono anche confezioni con 5 bigodini però più piccoli, che sono ottimi per i capelli corti. Non li ho ancora comprati, appena li trovo li acquisto sinceramente, perché così quando questa crescerà un altro poco riuscirò a fare un bel boccolo. Vabbè, metto questo dopo. Ok, io vi saluto, vi mando un bacio speciale a 83 Rosy che mi ha fatto questa richiesta. Effettivamente me l'ha fatta 2 mesi fa forse, però facendo sempre lo shampoo in palestra non è che mi potevo mettere queste cose e andare in giro con questi 6 bigodini per tornarmene a casa. Quindi ho aspettato che l'anno pallavolistico finisse e appena avevo occasione ho promesso che l'avrei fatto, e effettivamente è così. Ok, vi mando un bacio e ci vediamo nel prossimo video. In gamba, ciao ragazze e ciao ragazzi!